Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi proseguiamo il nostro discorso sugli anni di piombo con la seconda e ultima parte. Nella prima lezione abbiamo introdotto il contesto storico dell'Italia degli anni 60 e inizio anni 70 e abbiamo visto l'avvio della strategia della tensione con i primi grandi attentati, la strage di Piazza Fontana, la strage di Piazza della Loggia e quella del treno Italicus, con tutte le indagini, il discorso sui depistaggi e l'emergere anche di aspetti inquietanti come l'esistenza della loggia massonica P2. Ripartiamo proprio da dove ci eravamo lasciati, cioè dalla metà degli anni 70. Perché l'Italia in questi anni continua a cambiare, soprattutto dal punto di vista della mentalità. E un evento emblematico è sia nel 1974 con la questione del divorzio. Cosa succede? Che il 12 maggio di quell'anno si tiene il referendum abrogativo sulla legge Fortuna Baslini del 1970, che aveva istituito in Italia il divorzio. Quindi il divorzio era la possibilità sancita dalla legge dal 70, vengono raccolte le firme per tenere un referendum per abrogare questa legge. Ovviamente la Chiesa si mobilita per una forte propaganda in favore del sì, mentre i partiti di sinistra e i radicali si schierano compatti per il no. E quindi è emblematico del fatto che la mentalità del nostro paese era cambiata, che quindi una potenza, diciamo così, come la Chiesa, una potenza ideologica come la Chiesa, non aveva più quella presa sugli italiani che aveva magari fino a qualche decennio prima. Una testimonianza di questo si ha nei risultati, perché il no prevale con un margine netto circa il 60% dei voti e quindi il divorzio rimane legge. Anche la situazione politica del nostro paese, che era rimasta immutata per diversi anni, inizia negli anni 70 a modificarsi, perché nel 76 ci saranno le elezioni anticipate e la campagna elettorale sarà molto intensa e dominata dal tema del sorpasso, del possibile sorpasso del Partito Comunista ai danni della Democrazia Cristiana. Perché c'era questa possibilità? Perché il PCI ormai era sempre più accreditato come un partito comunque ben inserito nelle istituzioni repubblicane, non più quindi un partito eversivo, e sotto la guida di Berlinguer aumentava costantemente i propri consensi nel paese. Comunque qualcuno questa ipotesi di un partito comunista, primo partito in Italia, faceva paura, tanto che uno dei più importanti giornalisti italiani dell'epoca, Indro Montanelli, se ne uscì con la famosa espressione «Turatevi il naso, ma votate DC». Gli esiti delle elezioni del 76 vedranno quindi la Democrazia Cristiana rimanere il primo partito, mantenendo sostanzialmente la stessa percentuale di voti delle elezioni del 72, il 38,7%, ma il PCI fare un balzo in avanti notevole, arrivando al 34,4%. Questo aumento andrà soprattutto a spese del Partito Socialista, che crolla al minimo storico del 9,6%, e questo causerà una rivoluzione interna, diciamo, del partito, che porterà alla segreteria del PSI Bettino Craxi, che sarà uno dei protagonisti della politica italiana a partire dagli anni Ottanta. Visto questo balzo del Partito Comunista e il calo del PSI, la situazione politica era ovviamente molto intricata, perché era praticamente impossibile creare una maggioranza in Parlamento che prescindesse dal Partito Comunista. In questo caso, dopo questo risultato. E quindi, come la politica italiana, cerca di uscire da questa situazione con una delle sue formule particolarmente ingegnose che ogni tanto emergono nella nostra storia, cioè dopo queste elezioni nasce il cosiddetto governo della non sfiducia, nel senso che verrà proposto questo governo presieduto da Giulio Andreotti con solamente ministri della Democrazia Cristiana o tecnici. E per questo governo voterà a favore la DC e si asterranno tutte le altre principali forze politiche, Partito Socialista, Socialdemocratici, Repubblicani, Liberali e anche il Partito Comunista. Quindi un governo che più che sulla fiducia si reggerà sulla non sfiducia. Fatto sta che comunque il dato politico è che in questa fase il Partito Comunista non può più essere lasciato ai margini. E quindi per superare questa situazione di stallo si apre la fase della cosiddetta solidarietà nazionale, che riprende un po' il compromesso storico già lanciato da Berlinguer anni prima, che non era stato raccolto dalla Democrazia Cristiana, ma in questa fase una sorta di collaborazione appare alla maggior parte degli addetti ai lavori come l'unica strada percorribile.
Quindi cosa succederà? Che in questa legislatura il PC collabora attivamente con la DC, si apriranno tutta una serie di tavoli di discussione pur rimanendo i comunisti fuori dal governo. Si andrà avanti così per un paio d'anni, fino a quando nel marzo del 78 una nuova crisi di governo porterà Andreotti ad arrivare a formare un nuovo esecutivo che in questa stavolta doveva ottenere la fiducia del Partito Comunista in Parlamento intorno a un programma condiviso. Ma proprio nel momento in cui Andreotti si stava recando alla Camera per avere la fiducia, succederà qualcosa che cambierà completamente le carte in tavola. Ed è a questo punto che dobbiamo introdurre il discorso sulle Brigate Rosse, per cercare di capire da dove emerse questo gruppo che ebbe un così rilevante ruolo negli anni di piombo. Le Brigate Rosse ovviamente non nasceranno dal nulla alla fine degli anni 70, ma hanno tutta una storia alle spalle, che possiamo fare salire fino al 68. 68 che si era chiuso, abbiamo visto, con lo statuto dei lavoratori, quindi diciamo con dei punti a favore della classe operaia, ma che in verità aveva deluso tutti quelli che si aspettavano una vera e propria rivoluzione sociale dal 68. E quindi questi delusi del 68 in parte abbandonarono la lotta politica, in parte continuarono la loro lotta nei gruppi della sinistra extraparlamentare, altri più estremisti decisero che il metodo legalitario non poteva portare risultati e quindi decidono di passare alla lotta armata e all'attacco allo Stato. In particolar modo questi gruppi iniziano a organizzarsi dopo Piazza Fontana, quindi dopo che ci si rende conto che i gruppi di estrema destra stanno agendo per influenzare le sorti dello Stato. E quindi alcuni di questi gruppi si sviluppano all'inizio degli anni 70, tra cui i GAP, gruppi armati proletari fondati da Gian Giacomo Feltrinelli, che è anche il fondatore della casa editrice Feltrinelli, che però diciamo, si segnaleranno per alcune azioni, ma poi scompariranno praticamente dopo la morte dello stesso Feltrinelli, che cade vittima di un ordigno che lui stesso stava piazzando su un palo della corrente elettrica. Diciamo che tra questi gruppi, quello decisamente che ebbe più storia furono le Brigate Rosse, fondate da Mario Moretti e Renato Curcio a Milano nel 1970. Quale fu l'obiettivo iniziale delle Brigate Rosse? Era quello di attaccare innanzitutto il capitalismo e quindi il primo obiettivo erano le aziende, i dirigenti, gli imprenditori e le Brigate Rosse agirono con i primi sabotaggi, punti ai danni delle aziende, incendi, sequestri di persona. Questa è la primissima fase. Le BR però si evolvono nel corso degli anni 70. Un salto di qualità si avrà nel 74, quando le Brigate Rosse rapiscono il giudice Mario Sossi, chiedendo in cambio della sua liberazione il rilascio di alcuni militanti che erano in prigione. Alla fine, questo giudice verrà liberato senza nessuno scambio, però dopo questa azione le BR cominceranno ad avere sempre più visibilità, acquistano, tra virgolette, prestigio e simpatie nell'estrema sinistra e inizieranno anche i primi omicidi. Inizieranno i primi omicidi, una raffica di arresti in conseguenza e i vertici dell'organizzazione, gli stessi Moretti e Curcio, verranno arrestati. Questo però non fermerà le BR che si riorganizzano molto velocemente e si militarizzano, si dotano di un apparato anche paramilitare, potremmo quasi dire. Tanto che un atto molto importante sarà nel 76 l'uccisione di un procuratore generale, Francesco Cocco. Quindi è chiaro che le Brigate Rosse a questo punto hanno cambiato il loro obiettivo, non più il capitalismo, ma lo Stato, è un attacco già allo Stato, quindi gli obiettivi cominceranno a diventare le forze dell'ordine, giornalisti e, come abbiamo visto, magistrati. A questo punto si arriverà a un momento in cui lo stesso Partito Comunista, che ovviamente era il punto di riferimento per la sinistra italiana, prenderà decisamente le distanze da questo metodo pseudopolitico che prevedeva l'uso della violenza. Ed è a questo punto quindi che torniamo al 1978, a quel 16 di marzo, siamo a Roma, tra le 9 e le 10 di mattina, Aldo Moro si sta recando con la scortato
si sta recando in Parlamento per votare la fiducia al governo Andreotti. Moro, che a quell'epoca non era né Presidente del Consiglio né Ministro, era solamente Presidente della Democrazia Cristiana, ma chiaramente era una figura di primissimo spiano di quel partito, avendo guidato la politica italiana per molti anni. Cosa succede? Che un comando delle Brigate Rosse intercetta Moro e la sua scorta in via Fani. E Moro, seguono uno scontro in cui Moro viene rapito e i cinque agenti della scorta vengono uccisi. La notizia del rapimento di Moro viene subito rilanciata da tutti i quotidiani, le stesse Brigate Rosse fanno uscire le prime foto per testimoniare di avere in mano Moro, e l'Italia piomba nello sconcerto, perché uno dei principali personaggi politici del paese è stato sequestrato e viene tenuto prigioniero da un gruppo di lotta armata. La prima domanda è: perché proprio Aldo Moro? Perché le Brigate Rosse decisero di aprire Moro? Diciamo che i possibili obiettivi erano diversi. Alla fine si scelse Moro perché, oltre ad essere un personaggio molto in vista, era anche in quel momento l'obiettivo della Democrazia Cristiana più facile da rapire, perché appunto, non avendo ruoli ufficiali a livello governativo, aveva una scorta ridotta al minimo. Questo sconcerto, oltretutto, aumenterà nel corso delle settimane, perché ovviamente iniziano subito le ricerche, le indagini per cercare di trovare il nascondiglio di Moro, ma lo Stato, nelle settimane che seguono, dimostrerà tutta la sua impotenza e disorganizzazione, perché si susseguiranno ripetute false piste, falsi allarmi, ma Moro non si trova, e nel frattempo le Brigate Rosse fanno pervenire ai giornali le prime lettere dalla prigionia scritte proprio da Aldo Moro e i loro comunicati, che si susseguono a ritmi abbastanza regolari, in cui annunciano che Moro è sottoposto a un processo, si trova nel cosiddetto carcere del popolo, in quanto simbolo della Democrazia Cristiana che per anni ha, a loro dire, diciamo, sostenuto il capitalismo internazionale in Italia e ha lavorato contro invece la classe operaia. Il paese si trova in quelle settimane del 78 veramente lacerato, anche perché si apre la questione della trattativa. Sarà lo stesso Aldo Moro, nelle sue lettere, a proporre uno scambio della sua persona con alcuni prigionieri politici legati alle Brigate Rosse. E quindi la politica dovrà confrontarsi con questo scenario e si contrapporranno due linee. La linea della fermezza, che prevedeva che non bisogna trattare con i terroristi, perché sarebbe stato un riconoscimento politico e quindi una vittoria delle Brigate Rosse, e questa linea era sostenuta dalla maggioranza della Democrazia Cristiana, che non voleva piegarsi al ricatto, dal Partito Comunista e da altre forze minori, come il Partito Repubblicano, ad esempio. Dall'altra parte c'è la linea della trattativa, che prevedeva che bisognasse comunque trattare con le Brigate Rosse perché la priorità doveva essere salvare la vita a Moro. Ovviamente questa linea fu sostenuta dalla famiglia, da parte del mondo cattolico, non la totalità del mondo cattolico, e tra le forze politiche, soprattutto dal Partito Socialista di Craxi. Come abbiamo accennato, uno degli aspetti più drammatici della vicenda furono le lettere di Aldo Moro, che lui scriveva, oltre che alla famiglia, anche a esponenti politici, a membri del suo partito. E da queste lettere emerge tutta l'amarezza di Moro per trovarsi in questa situazione. Proviamo a leggere qualcosa. Questa lettera è indirizzata al ministro dell'Interno Cossiga della Democrazia Cristiana. Caro Francesco, benché non sappia nulla né del modo né di quanto accaduto dopo il mio prelevamento, è fuori discussione, mi è stato detto con tutta chiarezza, che sono considerato un prigioniero politico, sottoposto come presidente della DC a un processo diretto ad accertare le mie trentennali responsabilità, processo contenuto in termini politici, ma che diventa sempre più stringente. In tali circostanze ti scrivo in modo molto riservato, perché tu e gli amici, con alla testa il Presidente del Consiglio, informato ovviamente il Presidente della Repubblica, possiate riflettere opportunamente sul da farsi per evitare guai peggiori. Pensare dunque sino in fondo, prima che si crei una situazione emotiva e irrazionale. Devo pensare che il grave addebito che mi viene fatto si rivolge a me in quanto esponente qualificato della DC nel suo insieme nella gestione della sua linea politica. In verità, siamo tutti noi del gruppo dirigente che siamo chiamati in causa e del nostro operato collettivo che è sotto accusa e di cui devo rispondere.
vediamo in particolar modo nelle ultime righe, come Moro ci tenga a sottolineare che non è la sua persona semplicemente a essere messa sotto processo, ma è tutta la DC nel suo insieme e lui deve rispondere dell'operato collettivo del suo partito negli ultimi anni. Quest'altra lettera invece era indirizzata a Benigno Zaccagnini, che all'epoca era segretario della Democrazia Cristiana. Caro Zaccagnini, parlo innanzitutto alla DC, alla quale si rivolgono accuse che riguardano tutti, ma che io sono chiamato a pagare con conseguenze che non è difficile immaginare. Moralmente sei tu al mio posto, dove materialmente sono io. È doveroso aggiungere, in questo momento supremo, che se la scorta non fosse stata, per ragioni amministrative, del tutto al di sotto delle esigenze della situazione, io forse non sarei qui. Questo è tutto il passato. Il presente è che io sono sottoposto a un difficile processo politico del quale sono prevedibili sviluppi e conseguenze. Sono un prigioniero politico che la vostra brusca decisione di chiudere un qualsiasi discorso relativo ad altre persone, parimenti detenute, pone in una situazione insostenibile. Il tempo corre veloce e non ce n'è purtroppo abbastanza. Ogni momento potrebbe essere troppo tardi. Tener duro può apparire più appropriato. Ma una qualche concessione è non solo equa, ma anche politicamente utile. Come ho ricordato, in questo modo civile si comportano moltissimi stati. Se altri non hanno il coraggio di farlo, lo faccia la DC, che nella sua sensibilità ha il pregio di indovinare come muoversi nelle situazioni più difficili. Se così non sarà, l'avrete voluto, e, lo dico senza animosità, le inevitabili conseguenze ricadranno sul partito e sulle persone. Tengo a precisare di dire queste cose in piena lucidità e senza avere subito alcuna coercizione della persona. Tanta lucidità almeno quanta può averne chi è da 15 giorni in una situazione eccezionale, che non può avere nessuno che lo consoli, che sa cosa lo aspetti. E in verità mi sento anche un po' abbandonato da voi. Qui davvero emerge tutta la tristezza, l'amarezza di Moro per il fatto che il suo partito non collabora in nessun modo per ottenere la sua liberazione. Vediamo come lui insista sulla questione dello scambio di ostaggi con le Brigate Rosse, dicendo chiaramente che se la DC continuerà a rifiutarsi di trattare, le conseguenze saranno inevitabili. Già, no, era ben consapevole che la sua vita era in grave pericolo. In questa vicenda è interessante anche l'atteggiamento tenuto dalla Chiesa e dal Papa Paolo VI in particolare, perché? Perché non solo Moro e Paolo VI, Papa Montini, avevano avuto diversi contatti ufficiali, ma erano anche, si può dire, amici di lunga data, erano stati insieme nella FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, quindi diciamo che avevano un rapporto personale anche molto stretto, tanto che dalla sua prigionia Moro scrisse due lettere indirizzate direttamente a Papa Montini. Per capire però quale fu l'atteggiamento del pontefice, in questo caso vediamo questo contributo anch'esso proveniente dagli archivi di Rai Storia. Carissimi figli di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. E trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo e specialmente alla famiglia, agli amici. La consumazione del criminale annunciato misfatto. Sono due, forse tre, le lettere che Moro indirizza direttamente al pontefice, di cui solo due sono note, ma moltissimi sono i richiami alla Santa Sede, disseminati in altre lettere. Che il Vaticano ricopra per lo statista democristiano un ruolo decisivo nella trattativa volta a liberarlo è chiaro fin dal primo scritto diretto al ministro degli interni Cossiga. Un passo preventivo della Santa Sede. La chiave è in Vaticano. Sono espressioni rivolte ad un interlocutore privilegiato, il solo che appare in grado di poter influire positivamente sulla sua sorte. E Paolo VI risponde con parole dense di dolore e di angoscia. Io mi rivolgo a voi, che certamente non lo ignorate,
a voi ignoti e implacabili avversari di questo uomo degno e innocente. Vi prego in ginocchio, liberate l'onorevole Aldo Moro. Semplicemente, senza condizioni. La Santa Sede si attiva. Numerose sono le riunioni che si tengono a Castel Gandolfo, a cui partecipa tra gli altri Giuliano Vassalli, amico di Moro e legale della famiglia del presidente della DC. Vediamo quindi come anche il Papa si fosse esposto, ma fino a un certo punto, senza arrivare a fare pressioni sul governo italiano perché aprisse la trattativa, tanto che nella sua lettera di Paolo VI alle Brigate Rosse viene chiesto ai rapitori di liberare Aldo Moro senza condizioni. Fatto sta che quindi la questione della trattativa non si sblocca e arriverà quindi il famoso sesto comunicato delle Brigate Rosse, che adesso leggiamo. L'interrogatorio al prigioniero Aldo Moro è terminato. Rivedere 30 anni di regime democristiano, ripercorrere passo passo le vicende che hanno scandito lo svolgersi della controrivoluzione imperialista nel nostro paese, riesaminare i vari momenti delle trame di potere, da quelle pacifiche a quelle più sanguinarie, con cui la borghesia ha tessuto la sua offensiva contro il movimento proletario, individuare attraverso le risposte di Moro le specifiche responsabilità della DC, di ciascuno dei suoi boss, nell'attuazione dei piani voluti dalla borghesia imperialista e dei cui interessi la DC è sempre stata massima interprete, non ha fatto altro che confermare delle verità e delle certezze che non da oggi sono nella coscienza di tutti i proletari. Non ci sono segreti che riguardano la DC, il suo ruolo di cane da guardia della borghesia, il suo compito di pilastro dello Stato delle multinazionali che siano sconosciuti al proletariato. Vediamo qui alcune espressioni tipicamente marxiste, come abbiamo visto lo Stato delle multinazionali di cui la DC sarebbe il cane da guardia, la controrivoluzione imperialista in atto in Italia, quindi diciamo che Moro e la DC vengono considerati colpevoli di aver sostenuto questa sorta di regime. Infatti, le responsabilità di Aldo Moro sono le stesse per cui questo Stato è sotto processo. La sua colpevolezza è la stessa per cui la DC e il suo regime saranno definitivamente battuti, liquidati e dispersi dalle iniziative delle forze comuniste combattenti. Non ci sono dubbi. Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte. Estendere e intensificare il processo al regime e l'attacco allo Stato imperialista delle multinazionali. Creare, organizzare ovunque il potere proletario armato. Riunificare il movimento rivoluzionario costruendo il Partito Comunista Combattente. Per il comunismo, Brigate Rosse. Ecco qui la condanna a morte di Moro, che quindi è stato sottoposto a questo processo popolare ed è stato riconosciuto colpevole. Il finale a questo punto è tragico e scontato. La mattina del 9 maggio del 78, dopo diverse settimane, quasi due mesi di prigionia, il corpo di Moro viene ritrovato nel bagagliaio di un'auto in via Caetani, nel cuore di Roma. E poi si scoprirà a posteriori che in verità Moro non era mai stato tenuto nascosto troppo lontano e si trovava nella periferia della capitale. La morte di Moro si può dire che sarà una vittoria militare delle Brigate Rosse, ma in verità sarà una sconfitta politica. Perché? Perché quasi tutti capiranno che a questo punto le Brigate Rosse hanno passato il segno. La società civile condannerà in maniera totale la lotta armata, che inizia a entrare in un vicolo cieco, a non trovare più appoggi. Le indagini poi proseguiranno e a posteriori poi sì, i principali responsabili del rapimento verranno arrestati e condannati. La vicenda finisce tragicamente e rimane una domanda. La domanda è se lo Stato fece tutto quanto in suo potere per liberare Aldo Moro. E sicuramente qua qualche dubbio resta. A pagare il prezzo di questo atto di sangue sarà il Partito Comunista, che nonostante ovviamente si fosse dissociato dall'azione delle Brigate Rosse, verrà tra virgolette punito alle elezioni del 79 perdendo un 4%, e questa sarà la fine della solidarietà nazionale. Arriviamo all'ultimo atto degli anni di piombo, la strage della stazione di Bologna. Siamo andati avanti un paio d'anni, siamo nell'estate del 1980, il 2 di agosto, alle ore 10:25, c'è una fortissima esplosione
nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna, un'esplosione, una bomba che fa 85 morti e circa 200 feriti. E questa, per quanto riguarda il numero di vittime e di feriti, è la più grave strage nella storia della Repubblica Italiana. Questa strage colpisce particolarmente la società italiana, non solo per le sue dimensioni catastrofiche, ma anche perché giunge fuori contesto, è assolutamente inaspettata. Non siamo più all'inizio degli anni 70, agli anni di Piazza della Loggia, del Treno Italicus, in cui gli attentati con bombe si susseguivano a ritmo preoccupante. Quindi decisamente non era attesa. Fatto sta che anche in questo caso le indagini si concentrano subito sull'estrema destra e in particolar modo sui NAR, questi nuclei armati rivoluzionari, una nuova generazione di terroristi di estrema destra che aveva deciso di raccogliere l'eredità di Ordine Nuovo, ma in verità meno legate alla tradizione neofascista, come erano invece gli estremisti di destra negli anni 70. Le indagini vanno avanti speditamente, verranno arrestati i due leader dei NAR, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, verranno condannati per la strage a stazione di Bologna e per altri crimini, rispettivamente a 8 e 9 ergastoli. Una pena incredibilmente lunga che però verrà praticamente interamente scontata, perché in seguito a un processo di ravvedimento e di reinserimento tra il 2009 e il 2013 entrambi verranno rimessi in libertà, perché sarà considerato saldato il loro debito nei confronti dello Stato. Anche nel caso della strage di Bologna, però, il sospetto è che ci fosse qualcosa di più profondo dietro a questo attentato rispetto all'azione di un gruppo di semplici terroristi di estrema destra. Vediamo in questa slide le immagini di Licio Gelli, vediamo un documento dei servizi segreti, una pagina che ricorda la strage di Ustica avvenuta poche settimane prima, un'immagine che riporta il volto di alcuni ricercati palestinesi, autori di diversi atti di terrorismo. Cosa c'entrano tutte queste cose? Per cercare di fare un po' di luce, proviamo a vedere quest'altro filmato. Come abbiamo sentito dal filmato, la vicenda fu veramente intricata. Ci sono diversi intrecci che è difficile dipanare, che per motivi di tempo andremo solamente ad accennare. Nel 1984 verranno arrestati due ufficiali del SISMI, nel nuovo nome dei servizi segreti, per l'invenzione di quella strategia terrore sui treni che abbiamo sentito nel filmato. Quindi viene montato un caso di ipotetica nuova strategia della tensione che in verità non era affatto esistente. Qualcuno collega la strage di Bologna con la tragedia di Ustica, quando il 27 giugno 1980 un aereo civile italiano viene abbattuto da un missile sopra i cieli di Ustica, nel Mar Mediterraneo. La versione ufficiale, la versione più accettata, è che si trattò di un errore, per cui dei caccia della NATO colpirono questo aereo civile per errore mentre dovevano colpire un caccia libico. Un aereo libico, e quindi la bomba nella stazione di Bologna sarebbe stato un diversivo per sviare l'opinione pubblica dalle responsabilità della NATO in questo incidente. Poi c'è la questione della P2, che abbiamo visto indirizza le indagini verso la pista del terrorismo internazionale, e per questo Gelli verrà condannato a 10 anni per depistaggio. E infine c'è chi attribuisce la responsabilità della strage di Bologna alla pista palestinese, a causa del cosiddetto Lodo Moro. Di cosa si tratta? Si pensa, non è ancora una verità storica, però diciamo che sembrerebbe che già dall'inizio degli anni 70 già si fosse tracciato questo accordo tra lo Stato italiano e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che in quegli anni aveva iniziato a fare tutta una serie di attentati in vari stati europei, un accordo che prevedeva la liberazione di ostaggi palestinesi in cambio del fatto che l'Italia non sarebbe stata colpita da questi attentati. Da quel momento l'Italia sarebbe diventata uno stato amico dei palestinesi, che si sarebbero anche logisticamente installati in Italia, da dove dirigere le loro operazioni in Europa. Il Lodo Moro sarebbe poi stato violato,
concluso alla fine degli anni 70 e quindi l'attentato sarebbe una ritorsione del fronte per l'arresto di un terrorista, Saleh, avvenuto pochi mesi prima. Queste sono tutte ipotesi, la verità giudiziaria e la responsabilità dei NAR. Con la strage di Bologna, pur se così grave, diciamo che si conclude però la stagione degli anni di piombo. L'Italia ormai è un paese cambiato, il terrorismo politico non scompare da un giorno all'altro, ma diciamo verrà fortemente ridimensionato. Dobbiamo fare delle riflessioni finali sulla storia che abbiamo raccontato. La prima è quella sulle cosiddette stragi di Stato, così come qualcuno le ha definite, sul fatto che lo Stato ebbe precise responsabilità politiche in quanto avvenne negli anni di piombo. Leggiamo a proposito l'opinione di uno storico, Giovanni Sabatucci. Coperture e apparati deviati sono cose gravissime. Ma per parlare di terrorismo di Stato bisognerebbe dimostrare, o almeno ipotizzare, che un ceto dirigente di governo o una sua parte significativa abbiano pianificato stragi e assassini. Terrorismo di Stato è il nazismo, naturalmente. Sono Stalin, il regime militare argentino, i colonnelli greci. Ma deve avere una regia politica, istituzionale. E invece in Italia la formula è ripetuta con disinvoltura. Non ha senso. Secondo Sabatucci è vero che ci furono apparati statali, membri dei servizi che aiutarono per quanto loro possibile il fenomeno del terrorismo politico, soprattutto quello di estrema destra, ma dire che furono stragi di Stato è forse un'espressione esagerata. Diamo poi un giudizio finale su quello che furono gli anni di piombo, su come ne esce lo Stato italiano, e ci affidiamo anche in questo caso a un altro storico, Vladimiro Satta. Tutti gli aggressori della democrazia hanno fallito. Le istituzioni repubblicane hanno vinto e hanno vinto abbastanza bene nel complesso. Lo Stato italiano, dunque, ha sconfitto i suoi nemici, dando una prova di efficienza non disprezzabile e a ben vedere migliore di quella fornita di fronte ad altri problemi, alcuni dei quali si posero proprio negli stessi anni e si trascinano ancora oggi, in termini sostanzialmente invariati o peggio aggravati, a differenza di quelli di ordine e sicurezza interna. Cosa ci dice Satta? Che è vero che fu una pagina nerissima della nostra storia, questo periodo, ma una pagina che comunque si è chiusa con la vittoria dello Stato e della democrazia, mentre altri problemi sociali, in verità, ed economici si trascinano ancora oggi e lo Stato in quest'altro caso non è ancora riuscito a trovare una soluzione. La nostra lezione sugli anni di piombo quindi è giunta al termine, ci lasciamo con questa tabella che riporta tutte le vittime del terrorismo politico in Italia, sia vittime individuali, sia stragi, che per violenza politica o terrorismo internazionale, tra il 1969 e il 1988, per ricordarci che a causa di ideologie o di obiettivi politici di vario tipo, ci sono delle persone che ci hanno lasciato la vita. Ed è sempre meglio ricordare che questi numeri sono esseri umani per cercare di evitare di sprofondare nuovamente in futuro in un periodo così drammatico.